in India era conosciuto da tanti, da tanti, da mille anni, più di mille anni che era, da tanti anni che c'era. Scusate, io mi perdo in questi discorsi perché, scusate. Comunque, stavamo parlando. Comunque, gli ha parlato di queste cose ieri, no? Oggi facciamo il. Comunque, tutti i dettagli, queste cose ci sono. Ok, quello, c'è un librettino? No, aspetta. Kyabse Sopa Rinpoche, negli anni '80, gli ha dato questi insegnamenti sull'offerta del mandala in Tushita, nel centro di ritiri di Tushita, ad Dharamsala. E stava facendo un mese di ritiro di Manjushri. E gli hanno chiesto di, era un gruppo di loro, gli hanno chiesto di fare per tre pomeriggi, hanno fatto e gli ha dato gli insegnamenti. Questo libretto che c'ho, cioè Thubten Wangpo ha fatto questo libretto sull'offerta del mandala, ci sono tutte le informazioni, ma non c'è Thubten Sopa in questo libretto però. And is it available, the transcript? Okay, so Sarah said that Sarah dice che Rinpoche ha dato ha fatto degli insegnamenti due anni fa sul mandala, sulle offerte del mandala, ci metteranno a disposizione fra poco questi Rinpoche ha dato gli insegnamenti sul mandala estesi a Taiwan e ci saranno le trascrizioni prima o poi. E poi c'è questo libretto che però non presenta Geshe Sopa comunque. Riguardo la base, dovrebbe essere, idealmente dovrebbe essere una lunga come la mano, no? Beh, vedete, guardate lui. Questo qua, ad esempio, è troppo corto per me, no? Dovrebbe essere quattro dita, perché rappresenta le quattro elementi di altezza, in altezza. Fuoco, acqua, aria e terra, qui dovrebbe essere quattro. È difficile trovarne una della grandezza giusta. Non dovrebbe essere, cioè quando lo visualizzate deve essere piatto, no? Invece solitamente si trova con una certa curvatura in sopra. Riguardo al materiale del mandala che viene utilizzato per simbolizzare i vari oggetti, allora più il materiale è prezioso, più i meriti. Allora, il migliore è le gemme preziose, oro, altrimenti è troppo, però se sono tutti, se avete tutte delle monete d'oro per fare il mandala, sarebbe un po' troppo pesante, no? Allora, se uno ha un mandala troppo grande e del materiale per fare, no, per riempire il mandala che è troppo pesante, diventa troppo pesante da tenere, no? Quindi a lungo andare non va bene. Si possono usare anche delle conchiglie, potete usare anche dei grani, del tipo il riso, l'orzo. Perché chiedono? Perché le conchiglie? Perché è considerato prezioso. Lui dice, uno dei miei mandali è fatto di conchiglie, è carino come cosa da utilizzare. Sta parlando delle cose che uno fa per simboleggiare i vari oggetti che sono nel mandala, nell'offerta del mandala. Quando uno inizia la pratica, la prima cosa, uno deve usare qualcosa nella mano sinistra, no?
Allora, voi avete tutte queste cose tipo riso o monete d'oro, se ce l'avete. Però comunque avete qualcosa nella mano, non dovreste tenere il mandala con la mano vuota. Solitamente si prende un pochino di questa cosa e per mantenere la base del mandala avete qualcosa. Già io non ci sento poco perché ho il raffreddore, poi se ne metti qualcosa. Ok, allora, comunque l'importante è che avete qualcosa. Quello rappresenta la base d'oro, no? Quello rappresenta la... Because I'm not sure that people will be able to see if I face the table. Can you remove it? Comunque, so then you put allora con dovete prendere una manciata piena di allora al centro e poi fate così per tirare. Allora uno si fa due volte e altre volte invece si spingono a in senso orario, si mette un po' di... Is that what? Oh yeah, that was the idea of removing it. So, allora, stavamo parlando del tavolo. Allora, lì simboleggia, si fa in senso orario, o tre volte, oppure alcuni maestri dicono varie volte, più volte. Uno del significato della vacuità è che non c'è oggetto, non c'è oggetto e soggetto dalla loro parte, indipendenti da loro. Quindi quello che noi vediamo, quello che percepiamo con i nostri sensi è il frutto del nostro karma. E, quindi le persone credono, le persone ordinarie, senza addestramento nelle dottrine, dicono che uno che è sordo pensa che ci sono dei suoni, però uno non sente più i suoni. Invece è che uno smette di produrre i suoni, perché i suoni sono prodotti del nostro sistema nervoso, dei nostri poteri sensoriali. Esternamente non c'è suono, ci sono molecole che sono state agitate, che fa pressione al nostro timpano e la pressione cambia e manda dei messaggi al cervello e che produce il suono, no? Quello che noi percepiamo, il colore, le forme, c'è il segnale dagli occhi al cervello e poi da quello crea. Non ci sono cieli là fuori, non c'è erba verde lì fuori, creato, però non puoi dire che è creato dal cervello, però vabbè, comunque le cose esterne sono prodotti della nostra mente. Quello che noi facciamo quando facciamo queste tre o più gesti in senso orario, purifichiamo le negatività di corpo, parola e mente. E questo cambia il modo in cui il mandala appare a noi. È la stessa cosa che nell'esempio
sta facendo l'esempio del contenitore di liquido che è percepito a livello, in modi diversi dal preta, dal deva e dagli umani, no? E allora uno purifica in questo modo non solo le nostre negatività, ma le negatività di tutti gli esseri senzienti, di tutti gli universi. E questa formazione delle galassie è il frutto di karma collettivo. Tutti gli esseri che vivono in questo universo, dovuto al loro karma, creano. E quindi non solo purifichiamo il nostro karma creato da corpo, parola e mente, ma quello di tutti gli esseri senzienti. Poi, dopo di quello, potete immaginare che adesso è oro puro, perché non... Sara dice che è meravigliata di quello che sta dicendo. Tutto che quello... quello diventa d'oro. Poi mettete ancora un po' di grani o di quello che avete in materiale, poi lo rifate tre volte. In quel modo ricevete le qualità di corpo, parola e mente dei Buddha, degli esseri illuminati. E poi lo mettete, vedete, lo girate un po' verso di voi e ricevete le benedizioni facendo così, no? A quel punto ho avuto una volta durante un ritiro, cioè, che avevo la luce che veniva da sopra, che rifletteva sulla base, quindi avevo proprio la luce che mi toccava, e quindi era impressionante questa cosa. E poi metti una manciata in mezzo della mandala e poi mettete il... questo rappresenta le montagne di nere di ferro, e si mette lì, no? Questa è la catena di montagne, e quindi lo mettete su. E lui dice: se tutto questo è pesante, no? Se ci mettete una base pesante, del materiale pesante, poi diventa dopo un po' pesante da mantenere. On top of the water, it's a full golden base. It's not hollow. Adesso sto dicendo che in realtà la base non è vuota sotto, no? Però è sotto quando fai il mandala, è vuoto perché così la puoi mantenere, no? Allora, poi si va in senso anti-orario, si mette un po' di questo materiale, e in questo modo il Rinpoche ha detto che questo non sono le benedizioni. Allora qui immagina che questo se l'ha inventato lui, perché non è le benedizioni, si dice che erano le benedizioni, no? Però dice che lì stanno facendo, anche io lo sapevo, no, anche io pensavo così, vabbè, qualcuno dice che sono le benedizioni, lui pensa che sta versando l'oceano quando fa così, in realtà Sara, e anche io pensavo che è l'anello segna la catena di montagna, no? Questo è basato Lama Zopa Rinpoche dice che Venerable Robina è migliore a fare il mandala, perché Robina ha cose molto grandi all'interno del suo mandala, offerte del mandala con i soggetti. Vabbè. Le prime cose che si mettono sono il Monte Meru. That's what you put at this point. No, mette il Monte Meru e il continente. Poi c'è il continente a est. Ci sono due modi che potete fare questa offerta del mandala in termini di accumulare i meriti oppure ricevere benedizioni per avere le realizzazioni. Se
volete solo accumulare meriti, l'est, è, vedete dove indica, è lontano da voi, mentre se volete le benedizioni, l'est è verso di voi. Io inizio sempre a est per ricevere le realizzazioni, e allora solitamente sì, l'est è verso di voi, no? Allora, questo il sud, c'è il nostro, continente, no? Tutti i continenti hanno una forma diversa, no? La prima ha una forma circolare. Beh, ci sono i disegnini, se sono più facili da vedere i disegnini che a spiegarle. Poi c'è quello a ovest, che è circolare. Poi il nord è quello quadrato. Allora, i primi sono i continenti più grandi, no? Sono quattro continenti. Allora, come ve l'ho detto, ci sono, non so se ve l'ho detto, però ci sono tre cerchi o quattro anelli, tre o quattro anelli, di solito si hanno, lui lo fa a tre anelli. Quando lo mettete, potete pensare, pensare alla forma di questi oceani, no? Di questi continenti, no? E andate in senso orario. Allora, quando vedete dei disegni dei mandala, ci sono, i continenti hanno lo stesso colore dell'oceano, no? So I visualize them green against my own thing, but it's much nicer somehow when I get them green like grass, you know, green grass on them. But I've never read or heard anything about the color of the continents themselves, just the artists, and often the artists are not reliable. Ma sto facendo una speculazione sul colore dei continenti, che lui li vede. Yeah, I could have mentioned that also yesterday. Cioè, allora, scusate, noi viviamo nel continente est, abbiamo un cielo blu, e in accordo con questa spiegazione è il riflesso del sole nella parte del Monte Meru, dalla nostra parte blu, e quindi il sole riflette sul Monte Meru e il nostro colore è blu, e praticamente a ovest sarebbe rosso, a nord giallo e sotto è bianco. Cioè, prende il Rinpoche. But of course physicists have a very different explanation about why the sky is blue. Dice che però i fisici hanno una spiegazione diversa rispetto a come, perché il cielo è blu da noi. Lui ha chiesto a un dottore PhD e ha spiegato perché il cielo è blu da noi. Un fisico specializzato in ottica ha detto che lui ha spiegato perché il cielo è blu, ma non ha niente a che fare col Monte Meru. Scusate, niente a che fare col Monte Meru. Poi ci sono gli otto sottocontinenti. Si spiegano di solito in senso orario, no? Mettete i sottocontinenti. Si mettono invece, praticamente si mette prima verso la sinistra e poi verso la destra. Guardate lui come fa, no? Si mette, allora, prima si mettono i quattro continenti, poi ci sono i sottocontinenti. Anziché andare in senso orario, si va prima a sinistra e poi a destra di ciascun continente. Vedete, guardate lui che forse è più facile che da spiegare, no? Non si va in senso orario, ma i sottocontinenti vanno appunto prima quello a sinistra, poi a destra e poi si va avanti. Ciascuno di loro, continenti, ha un oggetto speciale, ciascuno di loro. A est è la montagna preziosa, è fatto di materiali preziosi. Io visualizzo delle pietre preziose, sono delle
Sono delle preziose grosso, cioè non non. E io le visualizzo, no, che sono sono belle, delle belle delle gioielli preziosi, delle prete preziose. L'Amazon Kappa dice poco sul mandala, ma dice qualcosa di molto essenziale, no? L'essenza è che uno ha la sensazione che deve essere più grande possibile, uno deve avere una chiara immagine, della più chiara possibile, ma uno deve pensare che deve essere incredibilmente vasto, no? Ad esempio la base yojanas of diameter. To give you an idea, per darvi un'idea del diametro, è come se fosse 700 volte più grande, 700 pianeti grandi, no, 700 per avere la base d'oro, no? Quindi quando uno pensa a questo, pensa a quanto è grande questo, e invece l'altezza sono 200 pianeti del nostro 200. È difficile visualizzare in un piano così piccolo, no? Una base così piccola. Ad esempio, l'esempio è, se avete un ago, e c'è praticamente il buco dell'ago, e poi vedete una grandissima montagna all'interno di questo buco, no? Quindi è un po' l'esempio che uno deve cercare di vedere. Uno deve cercare di visualizzarlo il più grande possibile. Lui usa questi no, pensando a 700 pianeti Terra tutti messi insieme, mi dà questa sensazione di enormità, di vastità, no? Io penso che il karma positivo accumulato in questo caso deve essere vasto, no? Una delle molte persone hanno difficoltà con la visualizzazione e non ci mettono impegno, oppure ce lo mettono e poi abbandonano. Il mandala deve avere un'immagine mentale chiara, e questa è visualizzazione. Quando ho iniziato a fare questa pratica spendevo magari 15 minuti solo sulla base d'oro, no? Ad esempio ho avuto difficoltà a visualizzare l'oro per molto tempo, no? E per avere questa sensazione di vastità immaginavo me stesso nello spazio e quindi io mi avvicinavo e poi how enormous this thing is, really. 700 times. No, pensavo a questi 700 pianeti di Terra e avevo questa sensazione di vastità. Se fate così, prende molto tempo e molta energia. Quando ho iniziato, ci metteva un'ora e 45 per fare un mandala visualizzando tutti gli oggetti, e poi alla fine ero quasi collassato per la stanchezza, e molti gli hanno detto che era un po' gli davano del pazzo perché ci si impegnava troppo. Però io l'ho preso, e invece io ci ho messo impegno perché allora l'ha chiesto a Rinpoche perché le persone. Allora, il punto è questo: i commentari
I commentari dicono che bisogna avere una visualizzazione chiara e lui si è impegnato a fare questo. Ci metteva 1 ora e 45 minuti per fare un mandala e molti gli dicevano che era pazzo a fare questo, che non doveva prenderlo così letteralmente, ed è andato da Rinpoche e Rinpoche gli ha detto 1 ora e 45 minuti Rinpoche sembrava felice di questa cosa. Ho capito che era felice, che quindi non ho cambiato niente. E ha detto che una volta ho fatto la Lama Chopa e con il mandala, e Rinpoche si fermava 45 minuti con il mandala. E dice, tutti le dicono, le due vecchini qua davanti gli dicono che no, è brava, che lui è molto bravo a fare così. Dovete mettere impegno all'inizio per avere lui dice che fare solo il gesto e mettere e recitare la preghiera non è il significato del mandala. E, no, adesso invece, dopo l'impegno che ci ho messo, in un momento, in uno schiocco di vita, c'ho tutto l'immagine, no? Ed è molto piacevole che avere questa immagine che posso riportare alla mente. Sicuramente ci vuole l'impegno all'inizio, ma sono sicura che tutti possiamo visualizzare. Quando Rinpoche guida le puja, Rinpoche guida le pratiche e arriva al mandala e dice, e allora quando dice no, ad esempio si fa il mandala corto, dice prima visualizzate il mandala e poi fa la preghiera del mandala, perché se prima di fare la preghiera breve del mandala uno visualizzate il mandala e poi fa la preghiera, no? E lui dice, ha senso quello, questo, no? È importante visualizzare il mandala. Si fanno gli otto sottocontinenti e ci sono, allora ad esempio, like a big airliner, I visualize it next to the mountains, then I get the feeling the mountain is huge. C'è che visualizza? Un aeroplano, visualizza un aeroplano per capire com'è grande. Ah, la lunga. Scusa. Poi c'è l'albero che esaudisce tutti i desideri, c'ha sette gioielli. Allora. Le radici sono d'oro, il tronco di argento, allora, i rami sono di lapislazzoli, le foglie di smeraldi, i vari pad sono le gemme di zaffiro, i fiori sono fatti di perle e i frutti di diamanti. Io non visualizzo un'intera un'altra foresta, no? non solo uno, no? Quindi uno inizia con un singolo oggetto e quando uno ha una chiara immagine di quello, e da lì uno lo moltiplica, no? E quindi non ce n'è solo uno, ma se uno inizia e se iniziate con la foresta, all'inizio avete un'immagine non chiara. I frutti sono di diamanti, no? All'ovest c'è una mucca che esaudisce tutte
è una mucca che realizza tutti i... And I don't have the text which I use here. And even if I have the text, I don't have to read them. Allora, sta dicendo che lui ha fatto la sua mucca, e invece la... I have the text. Vabbè, io ho il test, se lo volete sapere. Cioè. Ah, no, Rinpoche però ha voluto che la mucca deve essere come nel testo. L'altro giorno, vabbè. Comunque la mucca praticamente ha le corna di diamante, i zoccoli di zaffiro, la coda è un albero che realizza tutti i desideri, e il corpo è di d'oro arancione, e gli escrementi sono d'oro. Vabbè, a nord c'è un raccolto, io sto leggendo da questo libretto che lui sta dicendo, e questa c'è ci sono tutti, in ognuno di questo ci sono i dettagli, se vedete questo libretto, però non c'è in italiano, forse c'è qualcosa in italiano nel programma del Master Program, nel materiale del Master Program. Comunque c'è questa, a nord, c'è questo campo dove... Così quando fai molti, se fai sempre lo stesso, diventa un po' boring. E lui diceva che no, se lo inventa un po', nel senso che se ne fai tanti col tempo, poi uno ci aggiunge le cose, ogni volta gli cambia che i campi di varie cose medicinali, di frutti, di varie cose, di vari raccolti, così uno si annoia e lo fa a modo suo. E poi ci sono gli sette. Dopo ci sono i sette possedimenti del re del Chakravartin, re che gira la ruota, no? Nella cosmologia indiana, quando il primo inabitante, Brahma, è il re, nella costituzione dell'universo, prima ci sono gli dei, il dio Brahma. Brahma è il dio del reame della forma, dei tre reami, reame del desiderio, della forma senza forma. E arriva in questo mondo appena creato. E per questo si dice che Brahma è il creatore del mondo, perché è il primo che sorge nel nuovo universo. Poi altri esseri vengono e quando si avvicinano nella degenerazione dei tempi, no, ci sono più sali. Inizialmente gli esseri hanno una forma più pura, no? Non hanno bisogno di mangiare, hanno corpi di luce e così via, no? Si dice che all'inizio, quindi ci sono questi esseri esseri puri, poi piano piano i tempi degenerano e cominciano a mangiare i prodotti della terra, e il corpo diventa più grosso, incominciano a creare nel proprio corpo gli orifizi, no, l'ano e tutto il resto per evacuare quello che mangiano, e per via delle impronte precedenti incominciano a generare attaccamento, desiderio, così, e incominciano ad esempio, e poi a mano che i tempi degenerano, incominciano a mettere da parte il cibo, nel senso prima mangiano le cose giorno per giorno, invece no, incominciano a metterne da parte per un tempo futuro, e poi da lì, no, fino ad allora, a un certo punto prima è una società senza leader, senza capo, no? Poi piano piano c'è questa degenerazione, per cui hanno bisogno di un capo che aiuta a mettere praticamente, se ci sono delle discussioni, per metterli d'accordo, per un po' metterli, no, gestire la comunità, e questo è il re del re, quello che viene chiamato Chakravartin King, è il re che gira la ruota.
E dice, ad esempio, quando facciamo il re che gira la ruota, ha tantissimi meriti. Ad esempio, quando si fanno le postazioni, si dice che si cerca di farlo in posti alti, perché tutto il terreno che c'è sotto di noi crea il karma per diventare un re, il karma, i meriti per creare un re che gira la ruota del Dharma. E praticamente, cioè, tutto questo discorso è per dire che i prossimi 7 oggetti che si visualizzano sono i suoi possedimenti, i possedimenti di questo monarca universale. E questi 7 oggetti sono ai piedi della catena più esterna delle montagne. Dicono che galleggiano nell'aria, no? E me ne sembra che non è molto realistico. Sono, ad esempio, dei palloncini della forma, no? Allora lui sta spiegando il suo modo in cui lo fa, che visualizza un loto e ci mette sopra l'oggetto e così via. La prima è la ruota preziosa ed è il veicolo del re che gira la ruota, ed è una grandissima ruota e può portare il monarca universale e tutta la sua corte con lui. Ieri ho menzionato le misure di queste della montagna d'oro, e sono 500 yojana, è alto quanto la più, importante, che è grandissimo questa ruota preziosa. È and there's a big park in the middle, and in all the 1000 spokes you have the flats and with all the servants and the dining, and you know, you can make what you want. Sta praticamente dicendo che lui si inventa un po' le sue visualizzazioni per renderle più adatte alla sua tipologia della mente, perché questa ruota ha dei vari raggi, no? C'ha 1000 raggi. Vabbè, il secondo è il 18, 19, 19. Ecco, il secondo è il prezioso gioiello. Poi c'è la preziosa regina. Ogni volta che c'è anche una dedica, per ognuna di loro c'è una dedica. Anche se, allora, quello che succede nel mandala è che alla fine uno ha l'oggetto tutto, no? Allora, alla fine c'è l'immagine mentale di tutto, no? Però Rinpoche dice che una volta che uno offre ognuno di questi, si ha l'immagine e lo si offre direttamente, perché è possibile che uno si dimentica, no? Alla fine di tutti i vari oggetti, no? Allora alla fine quando uno offre, è la cosa più importante, non se lo ricordo. Allora nel gioiello prezioso ci sono delle dediche, la dedica. Allora, ad esempio, il gioiello prezioso, la dedica che uno dedica per via di offrire il gioiello prezioso, possono tutti gli esseri senzienti i desideri dharma essere completamente realizzati, no? Quindi la regina preziosa, dopo il prezioso gioiello c'è la regina preziosa, e anche questa c'ha la sua dedica, e poi c'è il prezioso ministro. C'è il prezioso ministro, anche questo c'ha la sua dedica, c'ha tutte le sue, ci sono tutti i dettagli di com'è, di dov'è. Poi c'è l'elefante, vedete lui che sta facendo vedere, c'è una manciata. E poi c'è il prezioso cavallo. Poi c'è il generale, il prezioso generale.
oppure c'è il prezioso benefattore, uno dei due. Per il generale, uno crea le cause per eliminare gli ostacoli, per il benefattore, e invece uno crea le cause per avere un benefattore in futuro. Lui fa tutte e due, lui li ha aggiunti tutte e due, così ha cambiato anche il testo tibetano, no? Forse non mi ricordo se l'ho letto o ho deciso io, però visto che non sapevo se decidere, se no, ha messo generale con il ministro e lì ha messo il benefattore, qualcosa del genere. No, non c'è bisogno di, non c'è, deve essere solo uno, no? Se uno ne può visualizzare quante ne vuole di questi. Dopo questi sette oggetti, uno mette grande vaso dei tesori. E potete riempirlo del nettare di immortalità. Questo non fa parte dei sette possedimenti del monarca universale, però c'è questo, è l'ottavo di quel giro di oggetti, e potete riempirlo di quello che volete. Solitamente si dice che è riempito di no, qui non c'è nel territorio. Allora, per ora abbiamo messo i quattro continenti, gli otto sottocontinenti, i quattro oggetti per ogni continente, e poi ci sono i sette possedimenti del monarca, e poi c'è il vaso, no? Dovete cercare di riempire al massimo ogni anello, deve essere, vedete come non ci dovrebbe, dovete riempirlo bene, no? Vedete, non dovrebbe essere quasi vuoto, deve essere abbondante, diciamo, no? E si mette, guardatelo mentre lo fa vedere, no? Che lui dice, ogni tanto dice qui e qua, quindi cioè, guardatelo, no? Allora, come vedete, ci sono quattro, praticamente di solito si mettono i quattro nel. So by the time I arrived I was tired, so but it's very important to offer because create le cause delle beatitudine, per creare le cause della di avere la beatitudine. But you'll find the details really in the text available from FMT. When you offer the to receive psychic powers in these cities, you know? So, ma quella, scusate, io ho una mia percezione, non dovrei far così, vabbè. Allora, praticamente ognuno degli oggetti crea le cause per una realizzazione, e lui dice, ero talmente impegnato a visualizzare che poi io non pensavo ai risultati da ottenere, no? Invece ho fatto, cosa vedete, ho perso quando ho fatto la pratica, quindi abbiamo già un po' di differenza di visioni che non dovrei fare perché sto solo traducendo. Allora, dopo, in quell'anello ci sono le idee che ti danno che non ha spiegato, però poi quindi ha messo l'anello, il terzo anello, e sull'anello c'è il sole e la luna, e ci sono tutti i significati simbolici. Il sole è la saggezza, la chiara luce, mentre la luna è la parte del metodo, incluso il corpo illusorio. Anche questo hanno delle posizioni particolari. Comunque nei libretti ci sono tutte le posizioni, no? Che questo rende la cosa più, i grafici con le posizioni, questo rende la cosa più facile. E lui non sta spiegando esattamente, poi ci sono delle comunque poi c'è il parasole. Il parasole è la bandiera della vittoria. E, okay. E quindi, come abbiamo detto prima, non c'è bisogno di solo uno, ma di metterne tanti e di visualizzarli in modo molto chiaro, no?
Quindi c'è il sole, la luna, poi c'è il parasole e poi c'è la cosa della vittoria. Anyway, you put one like this. Oh, it's here. Dovrebbe essere pieno, no? Tutti i. So it's perfectly okay to hold it like that. Ecco, va bene. Uno non deve per forza tenerlo al cuore, metterlo, se uno è pesante lo può tenere anche basso, no? Anche a livello della pancia, quando fai la pratica preliminare si fa la prima volta, si fa completamente, no? E poi invece quando uno fa la pratica preliminare non si fanno tutti grandi, ma si fanno solo bassi, si fanno solo a sette cumuli, però la visualizzazione è la stessa. Ci sono varie presentazioni del mandala, ci sono 37 cumuli, ci sono 23, adesso non mi ricordo, ci sono 7 cumuli, adesso li sta contando queste cose. Allora, quello che da solitamente nella nostra tradizione, ad esempio nella Lama Chopa, sono 37 cumuli. Avete avuto un'idea di quello che si fa? Allora, quello che sta dicendo, questo non è abbastanza per sapere come fare, no? Dovete avere un commentario e leggerlo. Allora, il commentario della FPMT è molto dettagliato, bisognerebbe, cioè in italiano purtroppo non c'è così dettagliato, però questo librettino qua ha tutte le descrizioni di tutte le. Perché lei ha contato anche il vaso. Allora, lei ha detto c'erano questi sette. Ah no, perché lei conta il sì. Allora, abbiamo parlato dei sette possedimenti del monarca universale e lei ha detto non sono sette, sono otto. Sono otto perché abbiamo visto che c'è il ministro e il benefattore che di solito si sceglie tra uno e l'altro, invece lui li visualizza tutte e due, però in teoria si parla di sette. E poi c'è il vaso. A volte, se vedete come si offre il mandala, anziché tutti e tre gli anelli, si butta solo un anello, no? Si mette solo un anello. Allora, cioè, anche se è breve, solitamente uno quello che ha in mente sono tutti gli oggetti, no? Allora, i sette cumuli. Praticamente, quando si mette il continente, il cumulo del continente. Si mettono anche sottocontinenti e l'oggetto del continente, no? Cioè, nel senso che anche se la preghiera è più breve, non vuol dire che si visualizza meno, cioè quello che è tutto. Lei dice che è andata in Tibet, è andata qui in Tibet con la Mazopa Rinpoche. In my head, I can see those pictures really clearly. And I just offer all that. Dice, ma bisogna per forza visualizzare tutte queste cose? Posso inventarmi quello? No, non ho capito. Stop. Vabbè.